Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo quinto extra di Pokémon Snakewood. Nello scorso episodio, dopo aver ucciso quello stronzo di Esau, cioè letteralmente l'abbiamo ucciso, siamo stati inculati malissimo dai Deadly Seven che abbiamo ritrovato per nostra sfortuna in queste grotte qua. E niente, oggi ci ritocca ribatterli e sperando di capirci qualcosa in queste grotte. Allora, lo scorso era qua, perfetto. Allora, con molta calma adesso, noi ti batteremo, caro mio. Noi con molta calma ti batteremo, perché sì. Perché adesso mandi il tuo Diamandix e io ti mando Breloom. Ti mando Breloom, ti faccio Leech Seed. Tu fammi quanti Aeroslam vuoi. Io mi sono preso più iperpozioni. Earthquake, bravissimo. Vedi che ci capiamo. Mua, proprio, cioè, perfetto. Perché io parlo? E soprattutto perché non capisco il tipo di sto aborto? Blizzard. Jump kick. Ok, giù. Livello 66 per Explode. Raga, si può che ho Explode al livello 66. È il Pokémon più forte della squadra di un sacco di livelli. Allora, fatemi ricaricare Breloom. Cioè, guardate, non gli tolgo niente. Oh, forse è meglio che gli faccio Blizzard, che tolgo di più. Bravo, fa Iron Defense, bravissimo. Iron Defense, porca troia, ho finito i PP, è finita. Allora, calma, Breloom, Leech Seed, ok. Giga Drain, ma non gli faccio niente. Potrebbe essere un problema. Non caricarti, no, sei una merda. Dai, congelalo per sbaglio di nuovo. Dai, lo so che sei capace, Quillshark, lo so che sei capace. Vai giù, sì. Vinto. No, no, ne ha un altro. Merda, è finita. Ce l'ho ancora Breloom. No, ok, devo rivitalizzarlo per forza. È per forza. Cioè, senza Breloom non vinco. Ok, va bene, buttami giù quanto vuoi. Allora, Leech Seed. Perfetto. Picchia, Sky Uppercut fino alla morte. Non fallire, sei un ritardato assurdo. Cioè, uno di quelli che proprio il ritardo fatto a Pokémon, sì. Perfetto, giù. Vinto. Perfetto. Nello scorso episodio, se vi ricordate, le abbiamo prese tipo in culo a sangue. Tra l'altro, se non l'avete visto, vi invito a vederlo. Vi invito anche a lasciare un bel mi piace per questa parte, sì. Perché praticamente dove cazzo siamo? Perché insomma, dai, per il ritorno di Snakewood vi voglio belli carichi con i like. Oh, frena, frena, dove sono? Ok. Ok, perfetto, eccolo di nuovo qua. Che no, 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 raga, io questo coso qua lo banno dalla vita. Congelalo una volta. Una volta sola, congelalo per sbaglio, ti prego. Ti prego, ti prego. No, 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 ho finito i pipì, raga. No, no, io questi qua li odio. Cioè, veramente, non li posso soffrire, raga. No, veramente, no, no, no. Ok, però mi sembra che non abbiano mosse pericolose. Ok, potrebbe essere un punto a nostro favore, raga. Non vorrei tirarmela, ma mi sembra che non abbiano tipo cross chop e quelle balle varie. Calma. Allora, Aerodactyl. Ancient Power. Ancient Power. Hyper Beam ignorantissimo. Non è morto, sono morto io, perfetto. Cioè, perfetto un corno in realtà. Vai tu, perfetto. Ok, calma, 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 calma. L'incubo sta finendo. No, ha fatto Sword Dance. Ha fatto Sword Dance. Ho perso. Puto, ti prego, ti prego, ti prego. Nel nome di Gesù. Sì, sì, è giù. È giù. Ok, 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 ok. C'è l'ultimo, c'è l'ultimo. Ora, Breloom. Toxic. Ok. Leech Seed. Bene. Sky Uppercut ignoranti. Tutti carichi, sei caricato, sei caricato. Reggi, 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 reggi. Perché non reggi, scusami. Explode di nuovo tutto nelle tue mani. Sì. Oddio. Ce l'abbiamo fatta, anche con questo qua, anche con gli incubi ce l'ho fatta, perfetto. 5 Kenuccio, raga. Cioè, veramente. Io quel Pokémon lì lo vorrei nel mio team perché è veramente devastante. È troppo forte. Allora, mettiamo davanti Aerodactyl per il prossimo. Non ho idea di chi possa avere. Dove cazzo sono? Sono tornato all'inizio. Ma come ho fatto a tornare all'inizio? Ma solo voi lo sapete. L'effetto del repellente è finito. Tanto abbiamo visto che Pokémon ci sono qua. O no? Sempre merda.
Ah, ok, perché sì, giustamente. Non ho un Pokémon abbastanza forte. Allora. Perfetto, dai, sfidami anche tu. Dio, raga, una parte intera batteresti qua. Io mi sto già preparando psicologicamente. Allora, tu hai fatto volo, quindi vabbè, potrei anche tenerti tranquillamente lui. Iron Slam. Perfetto. Iron Slam ti fa più del previsto. Giù il primo, perfetto. Adesso Quillshark e Geloraggio. Allora, porca puttana Eva. Dimmi che ho una bacca per la. Sì, ho le Leppa Berry. Ice Beam. Vero che non fai Earthquake? Ok. Allora, qua ho sbagliato io. Porco Giuda, io lo sapevo che non dovevo fare il deficiente. Lo sapevo. Lo sapevo. Allora, fatemi revitalizzare Quillshark. Ho assolutamente bisogno di Quillshark io. Allora. Cazzo, posso mandare. Mando te. Anche te, però, c'hai un problema serio del cervello, cioè che non hai mosse. Allora, datemi le mie Leppa Berry e stavolta mettiamo a posto Blizzard. Ok, tu sei un attimino più affidabile, caro mio, perché non hai nemmeno le come si chiamano? Le debolezze, sì, le debolezze alla terra. Però sto finendo le pozioni e ciò non è buono. Quillshark, ti prego, attacca per primo. Porco Giuda. Allora, fai volo, io ti faccio Ice Beam. E vai quasi giù, Full Restore. Full Restore di nuovo. Ok, bravo, finché fai volo, zio, vai track e vinco io. Anco. Vabbè, raga, è stupido, dai. Qua addirittura te l'ho shottato. Livello 65 per Quillshark. Che fatica. Mamma mia. Oddio, ho quasi finito addirittura le pozioni. Magari a un certo punto stoppo, così almeno vado a curarmi. Ok, manca l'ultima di questi. Sì, ciao. Ciao, caro mio. Crobat contro Aerodactyl. Ti faccio un Ancient Power. Vabbè, Rock Tomb dovrebbe buttarti giù. Non ti butta giù, interessante. Interessantissimo, devo dire. Perfetto, stavolta vai giù. Ok, ne ha 4, solo il primo ne aveva 5. Non so perché. Rock Tomb di nuovo e giù, ok. Questo qua mi sembra abbastanza scarso. Più che altro abbiamo i Pokémon adatti a devastarlo. Bravo, fai il Full Restore. Io ti faccio l'ultimo Ancient Power che mi ritrovo, mi sa, infatti. Non fallire Aerodactyl. Ok, livello 63 pure per lui. L'ultimo Crobat, non ho più mosse praticamente, potrebbe essere un problema serio. Qua ti diminuisco la difesa, minchia ti sparo un Hyper Beam in faccia, l'hai detto. Ok, mi è morto il Pokémon, ma adesso Swallow ti castiga. Olè! Olè, perfetto, calmi tutti. Li ho appena devastati, ne dovrebbero mancare 4. E dubito che mi durino i PP. Allora, ho bisogno di ricaricare Ancient Power e Rock Tomb. Vediamo un po' come va. Esatto, sì, ne mancano ancora. E qua potrei metterti Breloom, secondo me. Vediamo un po'. Eccoti qua, Metagross. Ti faccio Leech Seed quasi quasi. Ok, tu mi hai shottato, la cosa è fantastica, veramente. Non potevo desiderare di meglio. Fire Pump. T'ho bornato e ciò mi ha fatto vivere. Perfetto. Giù, minchia, che culo di merda. Fire Pump, Agility, Fire Pump. Giù pure questo Metagross. Ok, tu ne hai addirittura solo 3. Tu ne hai solo 3 e ho già vinto. Ok, ce la stiamo cavando benissimo. Mamma mia, raga, che sofferenza. Vi starete rompendo il cazzo anche voi, lo so. Non è colpa mia. Abbiate pietà di Creepy Stories. Ole. Quanti cazzo ne mancano, raga? Non ne posso già più. Ampharos. No, 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 no. Questo parte adesso. Allora, devo per forza fargli Toxic. Ok. Cotton Spore adesso mi sciotta. Oh! Oh! Miracolo! Dio esiste! Che culo assurdo! Allora. Mi hai fatto un male assurdo. Ma attacca, idiota! Sei un idiota cane di merda. Jump kick? Blizzard? Niente, perfetto. Dai, Exploud! Quante volte devi missare prima di colpire, santo Dio! Va bene, a posto. Quillshark, ti faccio un surf. Olè, giù. Sta per utilizzare un altro. No, cazzo, raga, questo ne ha 5. Ok, è finita male. Allora, calma. Vedo che non ha mosse diverse dal tipo elettro. Breloom, curati un attimo. Allora, sfruttiamo Swellow per caricarci un altro Pokémon tipo Exploud. Bravo, Swellow, sacrificati per la patria. Leech Seed. No, Thunderbolt, ascoltami, figliolo.
Allora, io e te ci dobbiamo capire. Nel senso, a casa! Ci credo, ma shottato così. Livello 67, Ampharos di nuovo. Vabbè, ma io non ho PP. Ha voglia. Allora, proviamo a ricaricarci un attimo. Hyper Beam. E proviamo a sto punto a shottarlo. No, ci è andata male. Ok, raga, stop un attimo e torno lì. Ok, sono ritornato, mi sono comprato un po' di rimedi, siamo pronti per entrare. Ho sbagliato tantissimo la stanza. Ok, eccoti qua, caro mio. Allora, Ampharos, stavolta andiamo con calma a Lich Seed. Sky Uppercut. Porco Giuda. Buttalo giù, perfetto, sì. Allora, Ampharos, adesso Swellow mi servi come scudo. Ormai Swellow, raga, lo uso solo per questo. Cioè, è diventato lo scudo per eccellenza. Allora, Lich Seed di Fire Pump. Cioè, Fire Pump. Fire Pump? Scherzi? Cioè, mi hai fatto malissimo. Sei consapevole di ciò? Mamma mia. Allora, Will-O-Wisp. Bright Idea. Con quale pronuncia, Creepy Stories? Porca troia. Ho retto. Fire Pump. Ok, ma colpisciti una volta da solo. Per sbaglio, dico io. Hyper Beam a casa pure questo. Allora, ti mando Quillshark. Ti mando Quillshark e ti faccio un Poison Slash pregando l'avvelenamento. Sì. Reggilo Quillshark, per sbaglio. Miracolo. Raga, se Dio esiste, si è palesato in questo momento. Io ve lo dico. Hyper Beam. Perfetto, ora, se tutto va come deve andare, vai giù. Oh, che liberazione. Datemi i revive. Datemi i revive e fatemi curare la squadra. Raga, ce la stiamo per fare. C'è un'intera parte a battere Deadly Seven. Rendetevi conto di come posso essere messo male io. Oddio. Ancora, quanti siete? No, è vero che c'era quello con Dragonite. Sì, minchia, lo reggo domani. E anche oggi si vince domani. Ice Beam, Thunderbolt. Madonna, Quillshark, sei il divino Quillshark. Allora, Blizzard, giù. Ora mi devi spiegare come l'hai retto. Prendilo, Exploud, prendilo, maledizione, prendilo. Vai giù. No, dai, raga, che sbatti. Allora, Rock Tomb. 5, ne hai 5, ma come puoi essere messo male? Ma ne hai 5. Ma contieniti, santo Dio. Allora, revive per forza su Exploud, raga. È l'unico che può fare davvero male alla gente, per forza. Madonna, sei peggio di Lance, questo qua. Io che mi lamentavo di Lance che aveva 3 Dragonite, questo 5. Ma oltraggio! Blizzard, ok, è andato giù. Calma. Allora, faccio Hyper Potion su Exploud, mi fai ancora oltraggio. Proviamo, raga. Ok. Perfetto. Attaccati da solo. Attaccati da solo, per piacere. Ok. Ok. Sì. Cioè, si può che me la sto cercando di cavare così. Cioè, con gli switch ignoranti. Ma dai, ma davvero, ma mi riduco a tanto. Non pensavo di far così schifo prima di questa parte. E tra l'altro ho già rifinito le pozioni. Quindi se c'è uno scontro assassino adesso sono in da merda. Dove sono? Antifreeze. Cos'è? Antigelo? Sì, esatto, cioè più o meno. Questa? Ah, ok, è quella di prima, giusto? Cioè, quella della scorsa parte, neanche quella di prima. Ma dove cazzo sono? Oh cazzo, no, raga, il vecchietto no. Yeah. Questo qua mi sa di scontro. Vediamo un po' cosa hai da dirmi. No! Non puoi passare, ma dai, ma questo è Gandalf. Ok, mi è piaciuta sta citazione. Cosa? Oh, mi dispiace. Mi sono confuso per un Balrog. Prosegui. Raga, si è suicidato. Ma no! Ma si è ucciso! Ma povero! È morto! Ma raga, ma che cosa triste! Cioè, si è buttato giù di cattiveria questo. Oddio.
Ci sono rimasto male. Allora, tra un po' arriveremo da. Ok. Gold Rush! Sì! Ma raga, ma basta! Ma cioè, ma posso giocare? Just Iron Play. Ma chi sono questi? E tu chi sei? Drake! Ma raga, ma che cosa balata? Ma chi sono sti qua che camminano a caso? Boh, questi passano così fieri. Dio mio, che gioco malatissimo. Shift 3 e giù pure lui. Olè. Ok, bravo, dammi la pepita, cazzo. Mi serve per ricaricarmi i Pokémon quando moriranno, tipo. Ma raga, ma io dove cazzo sto andando? Ma. Sì! Blackthorn, eccoti! Ah, ciao Creepy! Ok, non ho letto. Com'è? Stiamo per. Come si. Irrompere, perfetto, mi è venuto il verbo. Irrompere in Soot Pol a Soot Polis. Ti ho portato qui perché la Cassie di Rock ha una connessione con la religione cristiana. Ok? Cristiana, ma che è? Nel West, cioè nel West, sì, arrivo io. Ad Ovest c'è una grande religione. Ah, c'è una religione come il Shinto o il Barkeshi qui. È rilevante perché vuol dire che la Cassie di Rock ha un aspetto divino. Puoi riformulare? Non riesco a capire. Creepy, Soot Polis è protetta dalla magia nera. La magia bianca è necessaria per entrargli dentro. Quindi dobbiamo rompere la maledizione circondandola. E per farlo abbiamo bisogno del potere divino della Cassie di Rock. Tutto ciò ci aiuterà ad entrare lì? Sì. Ah, ok. È come tu sei arrivato a salvarmi così. Ma prima c'è qualcuno che. Ok, un Toxicroak che non ci vedeva da tanto tempo. E questo è un flashback? Un flashback? Questo potrebbe essere reale. Ok. Ah! No, raga, dobbiamo mettere questo Toxicroak in squadra e dovremo depositare un nostro Pokémon. No, che cosa brutta, mi dispiace. Mi dispiace un botto. Raga, a voi la scelta. La DDG sarà chi cambiare del team. Scegliete voi, perché io sono affezionato a tutti loro e sinceramente non riesco a prendere una scelta. Io vi do appuntamento nel prossimo episodio, spero che questo vi sia piaciuto e se è così vi invito a lasciare un like, a commentare e a iscrivervi al canale. Rispondete alla domanda del giorno che troverete all'inizio video che sarà questa qua appunto, chi cambiare del team per inserire Toxicroak, dato che siamo costretti. Mi raccomando rispondete perché è fondamentale e passate ai social che trovate in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.